Dai, amore, dobbiamo andare a fare il prelievo. Dai, amore, sveglia. Buongiorno. Cosa andiamo a fare oggi? L'esame del sangue. Esatto, amore, l'esame del sangue è per te la prima volta, vero? Sei tranquilla? Sei tranquilla? Lo faccio anch'io con te, lo sai? Facciamo tutti e due? Sì? Dai, prepariamoci che portiamo Vanessina a scuola e corriamo a fare l'esame, ok? Sì. Tutto bene, amore? Sì. Non puoi fare colazione per stamattina? La possiamo fare però dopo, sei tranquilla? Sì. Brava, amore, tanto tua mamma ti ha già spiegato che non ti fa nulla, vero? Sì. Ok, sei stanca, amore? Dai, aspettiamo Vanessa, la portiamo a scuola e poi ci avviamo, va bene? Sì. Abbiamo portato Vanessina a scuola e adesso andiamo, Andiamo subito, subito, così facciamo in tempo a prendere il bigliettino e aspettiamo il nostro turno. Ok, siamo arrivati, amore, adesso dobbiamo solo andare a vedere quante decine di persone abbiamo davanti. Andiamo, dai. Siamo una categoria agevolata, perché tu sei piccolina, ok? Quindi secondo me tra pochissimo ci chiamano per fare il prelievo, va bene? Sì. Sei tranquilla? Sì. Sei tranquilla? Sì. Brava, tu sei coraggiosa come un leoncino. Allora Anastasia, noi siamo il numero PF012. E il 12 che numero è? La nostra data di nascita. È il nostro? Numero di nascita. È il nostro numero di nascita, sia mio che tuo, vero? Io. È un segno del... Faccio il compleanno il 12 novembre, sono nata il 12 novembre. Esatto, e io che giorno sono nata? Il? 12 mese? Marzo. No, febbraio. Ma dai, Anastasia. Aprile. Ma no, quello è papà. Luglio. In estate. Allora, cuccioline, c'è un bimbo che sta urlando tantissimo e Anastasia è molto spaventata perché pensa che quello che il bimbo stia dicendo sia vero. Ma in realtà, se voi avete già fatto un prelievo di sangue, scrivetelo nei commenti, che non fa male. Non si sente niente, amore. Adesso no, guarda. Sì, sembra uno squaletto con la pinna. Va bene, capito amore? Sì. Non essere spaventata. Mi hai chiesto entri con me, sei tutta spaventata, devi stare tranquilla. Cosa? Dove me lo fa qua? Sì, tu con questi tatuaggi oggi potevamo evitarceli, no, qua amore, qua. Cercano la vena, beh, si vede anche bene bene la tua vena, secondo me non avranno grosse difficoltà. Qua. Ok? Andiamo adesso, ok amore. Allora amore, prelievo fatto, dopo raccontiamo cosa è successo però, ok? Siamo tornate a casa. Allora Anastasia, non abbiamo potuto riprendere ovviamente durante il prelievo, però sei stata bravissima. C'era una bambina che si sentiva quando ci siamo riprese prima di fare il prelievo, che piangeva disperata. Era un bambino piccolissimo, non un bambino. No, era lei invece, sai amore. Sembrava un bimbo e invece era lei. È perché ha detto che non era riuscita a fare il prelievo la dottoressa. Ma dopo che ha visto te, perché tu sei entrata dopo di lei, ha visto che sei stata bravissima. Prima di lei, non dopo. Tu sei entrata dopo di lei. Lei era fuori perché non era riuscita a fare il prelievo. Stava aspettando che si calmasse. E subito dopo che sei entrata tu, questa bimba ha capito che non faceva nulla e è entrata tranquillamente, vero? Allora, fai vedere, lo togliamo? No. Ma non devi tenere? No. Perché amore? No, ma non si tiene tutto il giorno! Ce l'ho anch'io, togliamolo! Lo tolgo prima io? Ti faccio vedere? Sì, come si fa? No, togliamolo insieme. Toglimelo tu, dai. Ma devi solo tirare qua. Ma tu hai già tolto però. Come hai tolto il mio? Sì, vedi, no. Lo sto togliendo. Ah, brava, toglilo. Non ho paura. Ma non succede niente, c'è un buchino. Dammi, togli manina. Vediamo, è il segno del cerotto. Vediamo qua. Tutto bene, benissimo. Questi tatuaggi però voglio che te li togli. No. Non mi piacciono per niente. No, non è. Allora, qua il tatuaggio, qua il... Mamma, sono bruttissimi. Chissà cosa ha pensato la dottoressa che ti ha fatto il prelievo. E niente, adesso siamo tornati a casa. Tu vuoi fare un riposino che ti sei sentita un po' deboluccia dopo il prelievo? Sonno. Hai sonno? Allora fai un bel riposino, la mamma finisce di lavorare e poi ci guardiamo un bel film insieme, ok? E poi si pranza. Come stai?
Sei sicura? Oh. Andiamo a prendere Vanessina che poi si vola? Eh? Dove si va adesso? A Pop. Ai Pop! Dai, muoviamoci! Ciao amore! Ciao! Ben arrivata! Abbiamo terminato la nostra giornata super impegnativa. Siamo stati ai Pop. Mm-hmm. Adesso fai un piccolissimo snack mentre io preparo la cena. Però Vanessa devi andare a studiare perché domani c'è la verifica. Ok? Sì. Mamma, com'è andata il prelievo di Ani? Passi bene. Devo dire che è stata veramente, veramente coraggiosa. Dopo il prelievo si è sentita un po' debole, però dai, non posso lamentarmi. Per essere stato il primo prelievo è stata bravissima. Vane, mi raccomando, vai a studiare. Sì. Ti do un consiglio se vuoi studiare con calma, perché c'è tua sorella in giro, poi sai che litigate. Andate in vai su in camera, magari in camera di Daniel e stai tranquilla lì, ok? Dimmi, amo. Vado a studiare, vado nella camera di Daniel, così sono più tranquilla. Oh, brava amore. Guarda che c'è Anastasia in camera, falla uscire, anche se sta giocando sarà difficile. Però vedi se riesci a farlo uscire, altrimenti studia con lei se non ti dà fastidio, ok? Ok, va bene, vado. Allora, ok, come... ciao amore. Ciao. Ani. Devi uscire. Devo studiare. No. Ai, no, devi uscire per forza perché la mamma mi ha detto di studiare qua. No. Cioè, se vuoi resta pure là, però io devo studiare, anche se non ho voglia, devo farlo. Va bene, tu continua. Cosa? Dai, va bene, me ne vado. Amore, ho capito, però Vanessa deve studiare e le ho detto per la prima volta di andare a studiare in cameretta perché solitamente studia qua con me. Visto che io devo lavorare, avevo bisogno di stare un attimino in pace. Fortunatamente mi ha ascoltata. Dai, amore, vuoi venire a lavorare un po' con me? Vuoi sì. venire a imparare a fare le copertine per i video su YouTube? Sì. Dai, vieni, vieni. Come ti va? Allora, per fare la copertina bisogna mettere la manina qua e bisogna andare là. Vai, hai colpito? Sì, in mezzo. Brava, okay. Poi devi cliccare qua in alto. Pongo questo. Sì, fai modifica. Aspetta. Okay. Bravo amore. E adesso? Devo andare in bagno un attimo. Ok amore, vai, vai pure. Okay. Posso finire io o aspetto te? Aspetto te. Ok, anche perché sei bravissima amore. Arriva. Avere propria famiglia di materiali plastiche che comprende numerosi materiali con proprietà specifiche e perciò adatti agli utilizzi più vari. Voglio fare uno scherzo a Vanessa. C'è adesso amore? È un problema. Ho capito amore, quale? Ho chiuso Vanessa. Cioè, io ho chiuso, ho aperto la maniglia e si è tolta. La maniglia di che cosa, scusami? Della porta di Daniel. Della camera di Daniel, sì, dove c'è Vanessa? Sì. E che cos'è che si è tolta? La maniglia. Impossibile. Sì, puoi vedere? Impossibile. Fa vedere. Ma com'è possibile? Non lo so. Ma si è rotta la maniglia? Sì. E c'è Vanessa dentro? Sì. Oh mio Dio, andiamo un attimo su. Prendo il telefono così la chiamiamo se ci sono problemi, se non riesco, ma secondo me si mette dentro e si apre, dai. Dai Ani, corri, su. Oh, l'unica volta che gli ho detto alla bambina di andare a studiare in camera. A vedere. Vabbè, ma penso che una volta che si inserisce dentro si può... Sì. No, non si apre. Scusa. Bene. Puoi provare un attimo ad aprire la porta da dentro? Ok, va bene. Ma mamma non si apre. Mamma non si apre, ma. Sì, no, infatti no, ascolta, guarda. Ascolta, Vane. Infatti non è uno scherzo, eh. Basta, stop, prima che rompiamo qualcos'altro. Ascolta Vanessa, c'è un problema. Però mantieni la calma. Ad Anastasia, cosa è successo? Diglielo tu. Allora,
Praticamente sono andata subito, la prima porta c'è tutta la maniglia. Ecco, niente, praticamente Anastasia è scesa giù in cucina, aveva la maniglia della porta in mano. E quindi non si apre. No, allora, sinceramente non ho idea di quello che io debba fare, perché la maniglia è entrata nella porta, ma la porta è bloccata. No, 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 te lo giuro, Vane, io stavo lavorando, Anastasia è andata in bagno, poi è venuta su appunto per andare in bagno e voleva forse venire un attimo in camera e gli è rimasta la maniglia in mano. Ok, ma adesso mi spieghi come faccio? E non lo so! Aspetta! Cosa? Vane! C'è il telefono? Sì. Possiamo chiamarla? Sì, beh, questa è un'ottima idea. Sì, però mamma, sai, non so che cosa fare adesso. Io qua sono chiusa, non posso fare niente, non so cosa fare. Magari tagliare, però non c'ho niente qui. So che magari nei film vedo che hanno tipo una carta e qualcosa, però magari provo a fare da sfondo, però... Si rompe questo, dai mamma, cosa faccio adesso? Dai mamma, ho paura, non mi lasciare da sola in questa stanza, mi sta venendo l'ansia. Dai Vania, non farti venire l'ansia, ti prego, risolveremo tutto. Mamma, se magari faccio 5 Ave Maria e 2 Padre Nostro, magari si apre. Potrebbe essere un'idea, prova amore, prova, prova, cominciamo adesso, dai, tutti insieme. Ave Maria, piena di grazia. No dai, ma cosa stiamo facendo? Ma ragazzi, ma insomma, ma ci rendiamo conto? Stiamo pregando. Allora Vanessa, devo guardare su Google, anche perché non so dov'è papà e quindi non capisco che cosa si possa fare, anche perché cioè qui la maniglia è dentro e gira anche. Il problema è che gira anche. Un attimo, ripeti quello che hai detto. Possiamo guardare su Google? Google? Cioè sul telefono? Sì. Vanessa, se ti facciamo una videochiamata ti senti più tranquilla? Vabbè, prova. Dai, proviamo. Allora, qua, giusto? Sì. Ok, Vane, 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 tutto ok? Sì, sì, ma vedi, guarda, io sono qua chiusa dentro. Lo so che sei chiusa dentro, amore, me ne sono resa conto, io sono fuori, non è che sono da un'altra parte. Ascoltami, Vanessa, non ti spaventare, non ti agitare, perché tanto siamo tutti a casa, eh? Quindi adesso cerco di capire come fare per poterti tirar fuori. Non farti venire l'ansia, perché ci sono le finestre, puoi respirare, non sei chiusa in una stanza al buio e senza luce e senza aria, ok? Ok. Stai tranquilla, va bene? Che adesso okay. Cerco di capire cosa fare, va bene? Ok, va bene. Mamma! Ma che cosa fai? Aspetta, ho un'idea, tieni. Vanna, aspetta, togli. Vai, 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 vai. Mamma mia, ma cosa ci doveva capitare, mio Dio? Era una serata così tranquilla, io devo cucinare. Vai. Vai. Vai, brave, ma cos'è? Cioè, gliel'hai passato tu? Glielo stai passando tu? La mia foto di Daniel quando era piccolino. Ma scusa, un'altra foto non c'era? Cioè, ma me la stai rovinando la foto? Riprendila, Vanessa. Brava, è la mia foto con Daniel piccolino, dai per favore, con tutte le cose che ci sono devi passare la foto. Poi scusa, con una foto che cosa volevi fare? Aprire una porta? Se fosse così... Anastasia, ti prego, mi ha tolto ancora la maniglia. Anastasia, per favore, basta. Aspetta, ma la maniglia c'è dentro. Sì, la maniglia c'è dentro, certo, il problema è che comunque la maniglia anche se gira non si apre. Ok, va bene, Vane, ascolta, metto giù un attimo la videochiamata, tanto tu non ci sei. E eccola, e cerco di ragionare un secondo, va bene? Sono qua fuori, amore, qualsiasi cosa sono qua, eh? Sì, va bene. Senti, Anastasia, ragiona bene, ascoltami, cosa possiamo fare? Fammi capire. Cioè, tu, pensa... Cosa? La chiave? Ma siamo degli scordoni, con la chiave possiamo aprire, è vero? Non ci abbiamo pensato. Vane! Vane, allora, scusa, non ho ben capito che cosa mi sta dicendo tua sorella, ma mi sta dicendo che con la chiave possiamo... Sì! No, vabbè, ma scusami, Anastasia, fammi capire una cosa. Anastasia, fammi capire una cosa. Allora, Anastasia, spiegami una cosa. Quando io sono uscita dalla stanza, non ho chiuso Vanessa chiave in camera.
Mamma, adesso ti spiego. Ti ricordi lo scherzo che mi avete fatto voi due della mia compagna? Sì. Quindi ve l'ho fatto anch'io, però con un piccolo problema. È rimasta la maniglia in mare. Cioè, infatti, perché la maniglia... La maniglia non è resistibile. Sì, no, infatti, il fatto della maniglia lo dobbiamo... lo dobbiamo risolvere. Quindi era Stasia. Si è vendicata. Quindi lei ti aveva chiuso a chiave e poi le è rimasta la vaniglia in mano. Quindi nello scherzo c'è stata pure la disdetta. Quindi ti sei vendicata. Ti sei vendicata alla grande. E poi ti è rimasta la vaniglia in mano e ti sei spaventata. E per lo spavento ti sei dimenticata che avevi chiuso la porta a chiave. Avete visto comunque il video, quello là di Vanessa, quello che mi ha fatto lei, della mia compagna? Che si finge la tua compagna, sì, e ti manda i messaggi. Che si finge la mia compagna, che mi manda i messaggi. Se non l'avete ancora visto, andate a guardarlo. Adesso io mi vado. Amore, vai, vieni a studiare con la porta aperta. Dai, Valentina, vieni a studiare con la porta aperta e con le ciabattine di tua sorella. Almeno qualcuno le usa. Vabbè, dai, voi avete voglia di giocare e di scherzare, io invece devo andare a cucinare. Vanessa, finisci di studiare, tu vieni con me che sei in castigo. No, scherzo, dai. Va bene, ci stava, la vendetta, non ci stava. Vero. Ma non è detto che ci vendicheremo anche noi. Anzi, dobbiamo aggiustare la maniglia, perché quella maniglia lì adesso abbiamo scoperto, grazie allo scherzo di Anastasia, che è rotta. Quindi, cucciolini e cucciolini, se volete vedere un altro video così, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciaoone! Ciaoone non si dice così. Ciaoone si dice così. Ciaoone! Questa è appena successa. Ma è possibile che appena accendo la telecamera vi fate male? Ma lo fate apposta? Abbiamo appena scoperto una cosa, dilla tu, raccontala tu. Probabilmente. Sì. Stavo alza la voce perché i nostri cucciolini, se no. Arriva, arriva. Ani? Dove vai? Cosa stai facendo? Noi abbiamo deciso di iniziare un video così. Dove vai? Dimmelo. Guarda che il video parla di te. Senti Ani, ti devo fare una domanda, solo una piccola domanda. Ani, guardami in diretta, vieni qua. Ma tu ami qualcuno? No. Sei sicura? Sì, ciao. Ma che sì, ciao. Torniamo a noi. Cos'è successo? Aspetta. Pochissimi minuti fa. Stavamo mandando dei messaggi. A chi? Alle nostre amici. Alle nostre amici. Lei stava mandando un messaggio a un suo amico con cui si connette per giocare online. E praticamente io gli mandavo questi messaggini a questo bimbo che ho conosciuto di nascosto. Facevo finta di essere lei, ma a un certo punto lei ha preso il telefono e che cosa ha detto? Gli ha mandato un vocale dicendogli Vane, ce l'hai la voce? È una parola che proprio non riesce a dire. E quindi adesso dobbiamo scoprire se Anastasia è vero. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Gasper, un'intervista, ascoltami. Ma secondo te Anastasia è innamorata? Secondo te Anastasia è innamorata, Gasper? Ok, Gasper ha detto sì. Andiamo a vedere. Vanessa, io ho, ma voi due non vi... scusami. Ciao! Mi sento, No, stavate facendo, cosa stai facendo? Anastasia, volevamo solo sapere che cosa stessi facendo. Cosa Sto giocando con il mio compagno. Stai giocando col tuo compagno? Brian, qualche cosa. Ciao Brian, ma sei tu? Ciao, tutto bene? Ma che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Eh? Hai mangiato? Eh? Hai mangiato? Ciu. Va bene, buon gioco. Buona visione. Ciao Ryan. Brian. No, Ryan. Brian. E tu hai detto Ryan? No, ho detto Brian. No, ho detto Ryan. Va bene, ciao ciao. Ciao. Abbiamo scoperto chi è il bambino. Ma secondo te, Vane? Le piace? Ma ma cosa vuoi? Ma perché non giochi invece di venire qua? Sei tornata? Sei in pausa? Ma sei ancora collegata? Col tuo amico? Ma è qui? Ryan! Papà! Amore, voglio prendere una caramella. Non lo vedo. Quindi posso fare la lampella. Hai fatto lo zaino, Ani, che dobbiamo andare a scuola?
Domani? Dai. Tra poco si spegne, vero? Ci facciamo la doccina veloce e andiamo a fare la nanna. Okay. Va bene, amore? Finiamo di vedere quello che stavamo vedendo, che poi ci devi fare lo zaino. Ani, ti devi alzare, sono le 10:15. Aspetta che stavo il telefono. Ah, la mamma di Sofia mi ha scritto dei messaggi. Romy, guarda, Sofia sta piangendo perché Ani oggi a scuola le ha detto delle cose brutte. È vero. Sofia vuole che tu ne parli con la maestra. Se vuoi parlali, grazie. Cos'è successo? Non ho fatto niente, Sofia. Sei sicura? Spegni sto telefono, per favore. Non ho fatto niente. Ma sei sicura? Sì. Guarda. Amore, magari non ti ricordi? Magari ti sfugge in questo momento. No, spegnila. Ah, ma sì, ma non ti preoccupare, spegnila. Ma tanto... No, spegnila. No, così poi... Spegnila. Va bene. Vane, devi andarti a lavare, eh? Adesso mi sto arrabbiando. Come fai a dire che non è successo niente se ha scritto questa cosa? No. Ma magari ti sfugge, hai detto qualcosa parlando con qualcuno e lei magari pensa che tu l'abbia detto. No. No. Vabbè, dai, fa niente, non importa, domani glielo dico io allora. Andiamo, dai, andiamo che dobbiamo andare a dormire. Anastasia, vai in bagno, lavati i denti. Vanessa, vai a fare lo zaino. Dai, vai a fare lo zaino, per favore. È tardissimo, mi sono messa a parlare con la zia Samantha. Diamo la bella notizia ai nostri cucciolini. Chi è che arriva a Pasqua? Che c'è, amo? Senti, ma magari ha capito male, eh? Non ti offendere adesso, fregatene, Ani, dai. Boh. Dai. Ani, aprimi, dai. Ani, ascoltami, parliamo un attimino, cerchiamo di capire cosa può essere successo. Ani. Devi parlare con me quando succedono queste cose, non ti devi chiudere in bagno. Ehi, sono le 10. Dai, dobbiamo andare a scuola domani, Ani. Non ti preoccupare che poi domani ci parlo io. Io mi fido di te, eh? Ani, sono sicura che tu stia dicendo la verità, aprimi. Ma tu aprimi. No, così li faccio vedere il video, li faccio vedere che tu sei sincera se dovesse succedere qualcosa, dai. Se spengono non le prove per fargli vedere che tu non hai fatto niente. Ma parlane con me, apri. Dai, amore. Allora, mandale un messaggio e le scrivi che tu non hai fatto assolutamente niente. E le dici, guarda che forse c'è stato un errore, io non ho fatto nulla, non ho detto nulla contro di lei oggi. Tu scriviglielo comunque, scrivigli, non devi dare spiegazioni a nessuno, eh. Gli scrivi, ciao, sono Anastasia, guarda che c'è un errore, domani parlo io con Sofia. Perché con la maestra? Ma va, io dice di parlare con la maestra, non lei, Ma io poi domani... E gli dici, ciao, sono Anastasia, guarda che io non ho fatto niente e probabilmente Sofia ha frainteso qualcosa, magari mi ha visto parlare con qualcun altro e crede che io ce l'abbia avuta con lei, ce l'avessi con lei, stessi parlando di lei. Cosa dice? No, non riprendo, va bene. Ma lei non ha litigato con nessuno, però la mamma di Sofia dice che lei ha litigato con Sofia e che Sofia sta piangendo e che mi chiede a me se domani posso parlare con le maestre. Ani, magari tu hai parlato con un tuo compagno che magari lei era lì vicino, ha detto Ma lei è sicura di quello che dice? Anastasia, io la riconosco dalle espressioni del viso. Ma non è magari che detto ciao e lei si è offesa, qualcosa del genere? Ma no, dai, non è successo, no. Magari ha capito male. Ma cosa fai? Sei rimasta appesa alla porta. Cosa fai? Hai fatto lo zaino? No.
dai, vai a fare lo zaino. Sono le 10, Vanessa. Sei uscita da scuola, che ridi. Dove sei? No, ma ascoltami, fattelo domani mattina. Vedi di lavarti i denti e di andare a dormire. Dai, sei stanchi. Vanessa, ti devi lavare. Amore, ti sei lavati i denti? Per favore, sono le 10, non sto scherzando. Ti lavi i denti? Non li guardare più i messaggi, lasciala stare. Sono le 10 di sera, adesso basta. Continua a mandare messaggi, sta qui, adesso basta. Deve rispettare anche l'orario. Cosa sarà mai successo? Ma poi me lo dice alle 10 di sera. Poi devo dire una cosa, dimmi un attimo. Sì. Hai usato Coca-Cola? No, sa di cannella, è troppo buono. Sì, in effetti sa un po' di Coca-Cola. Stavo pensando, Anastasia, ma non è che magari parli con ridete, per errore l'hai guardata e lei pensa che lo prendete in giro? No. Sai che nella vita è un attimo fraintendere una persona, un messaggio. No. No? Con qualsiasi altra persona, intendo io con perché c'è questo legame forte tra con lui. No? Che magari lei si offende, che ne so, si è offesa per qualche motivo. Dai, dai. Dimmi, dimmi, amore, dimmi. No. Ah, hai detto che io parlavamo male. No, non stavamo parlando male. Ma no, ma figurati, no, quando mai tu e Giulio? E scriviglielo tu, che io ti sto riprendendo. Scrivili, guarda che oggi io e non abbiamo parlato male di nessuno. Forse ha capito male la Sofia. Vanessa, io ti sto ancora aspettando, Gliel'hai mandato, amore? Non è vero, ho detto che lei dicevate le parolacce, ma non è vero, io non dicevo. Ma tu non dici parolacce, allora è bugiarda, Adesso mi arrabbio io, non voglio sentire queste cose. Non è vero. Lo so, amore, che tu non dici parolacce, assolutamente, no. Boh, avrà fatto qualche sogno strano. No, amore, no. Non ti offendere, stai tranquilla. Ma basta! Anastasia, vai a dormire, fregatene. Adesso mi arrabbio, Ancora. Continua a scrivere. Cioè, dopo un po' basta. Insomma, mattina ci penso io. Vai a Vanessa, i denti. Sì, ma no, amore. Tua sorella mi fa arrabbiare più di lei. Comunque mi sto arrabbiando io, Anastasia, adesso, non con te. Mi sto arrabbiando io con questa persona perché non si continua a scrivere certe cose quando noi gli stiamo dicendo che non, tu non hai fatto assolutamente niente. Vero, amore mio? Sì, non lo spegni. No, spegni. Sì, amore, adesso spengo. Dai. Vane, lo zaino. Dove sei? Lo zaino. Perché c'è il tuo grembiule qui? Ani? Dai, vieni, portami il cellulare, vieni, dai. Vieni, amore, dai. No, spegni. Sì, adesso lo spengo. Sì. Basta. Ma sì, ne sto riprendendo Vanessa, un attimo. Ma che casino. No, ci sta chiamando, Ani. Rispondi. Rispondi tu. Rispondi. Parla? Di pronto? Pronto? Chi è? È uno scherzo, amore! Ti abbiamo fatto uno scherzo! Il numero di Vanessa l'ho modificato, ho messo mamma Sofia e lei che ti mandava i messaggi! Scherzetto, amore! E carnevale, ogni scherzo vale! No! Ani, non corre! Che cadi di nuovo! Amore! Che ci è rimasto male, amore! No, amore, ci è rimasto male! Stop, eravamo d'accordo io e lei, stop, ma dai, invece di essere contenta, grande, mitica, amore, vieni qua, parla con me,
No, basta che cade dalle scale. Vai a lavarti. Vieni qua. Vediamo domani, pensiamo a uno scherzo da farle. No, no, oggi è finito lo scherzo. Domani dobbiamo fare qualcosa che lei possa fare. Andiamo. No, ma dobbiamo fare uno scherzo. Domani mattina ci penso, quando torni da scuola te lo dico. Deve essere uno scherzo molto molto pesante, ok? No, no, io ho scritto a Sofia su Roblox. Cosa gli hai scritto? I messaggi? No, gli ho scritto... Quali messaggi gli hai scritto? Gli ho scritto... Cosa gli hai scritto? No! No. Ha detto che ha scritto i messaggi su Roblox a Sofia! No! Cancellali, si possono cancellare. Cosa gli hai scritto? Non si possono cancellare. No, no, Anastasia, ma cosa gli hai scritto? Qualcosa inerente allo scherzo? Sì. Cosa gli hai scritto? Che non gli avevi fatto nulla, che perché stava piangendo. Scusa. Si possono cancellare? Sto scrivendo, no. Come no? Sto scrivendo che era uno scherzo. Ma cosa gli hai scritto? Ha scritto, ciao Sofì, ma cosa ti ho fatto? No. Come per colpa di me. Vabbè, domani glielo dici che era un video che avevo fatto. Ma lei guarda i messaggi? No. Allora, sì, ha scritto, però una volta mi ha scritto. Va bene, ragazzi, però adesso sono veramente le 10 ed è molto tardi. Comunque, venerdì, sabato 5. Scherzo riuscitissimo. Ma quando... No, basta. Basta, ma quando ti ho chiamato, cosa pensavi? Ho detto, è Sofia che mi sta facendo uno scherzo. Ah, pensavi a Sofia? Non a noi. Ani, basta. Ani. No, 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 non mi piace che state sulle scale. Ma contro il muro. Ragazzi. Concludiamo qua questo video. Occhio, guardi che cadi nel gabinetto tu. Basta, concludiamo il video. Anastasia? Anastasia, vabbè. Se lo scherzo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video. E se volete io vedere altri scherzi, scrivete nei commenti quali. Ciaone! Io sono tutta, perché ti conto subito, come stai, Ani? Bene, grazie, mi avete mandato le foto. Sì, ma ho fatto tutto oggi, l'ho fatto tutto adesso. Gli ho mandato le foto di quando avevi la quinta malattia, perché è tutto di oggi. Infatti ho detto, guarda che ci becca, perché è tutto di oggi. Ma tu non ci hai fatto caso. Hai capito? Tu hai guardato indietro? No, era terrorizzata dal presente. Vediamo. Allora, amore, state facendo colazione, tu e Vanessina. Oggi è l'ultimo giorno prima della partenza, domani si parte. Sei contenta? Quindi, appena finite di fare colazione, usciamo che ho un paio di commissioni da fare, poi veniamo a casa e prepariamo gli zainetti. Allora, non dobbiamo portarci tanto, ok? Perché tanto stiamo 2 settimane, la poi... La giornata più bella è quando andiamo in mare con la mia amica. Sì, è vero. La stai già immaginando che guardi nel vuoto, già ti vedi al mare insieme alla tua amichetta. Va bene, stavo dicendo, adesso fate colazione, poi usciamo a fare un paio di commissioni perché è l'ultimo giorno, poi domani si parte. Cioè Anastasia è in trance perché sta già immaginando il giorno in cui andrà al mare con la sua amichetta. Aiuto! Piove! Piove, aiuto! Sali! Ma dai, ma ci dobbiamo prendere l'acqua il giorno prima di partire. Ma amore, sta piovigginando. Ma che piovigginando? Anastasia, cosa facciamo io e te? Scendiamo? Sì. Io scendo. Anch'io. E certo, amore. Guarda, adesso faccio vedere. Ma sta piovigginando, prima diluviava, adesso no. Prendile, sei uscita così all'improvviso. Non ti arrabbiare ogni cosa, Vanessa, dobbiamo fare le valigie, se stiamo chiusi in macchina, un conto se diluviava, ma no. Allora, facciamo così, adesso io vado su un attimo perché siamo usciti, faccio i letti, eccetera, eccetera. Facciamo le valigie e poi usciamo di nuovo. No. Ok? Sì. Sì, usciamo di nuovo perché io devo comprarmi la tinta. Guarda che gamba. Ma Vanessa... Ce l'hai già la tinta. La vuoi un po' di ghiaccio? Ce l'hai già la tinta. Cosa ho detto? La vuoi un po' di ghiaccio? Lo vuoi un po' di ghiaccio? Ma ce l'hai già la tinta? Sì, ma non è quella giusta. Sì, quella giusta. Per capelli neri. Vane, dai, io ho già preparato un po' di cose e adesso scegliete. Dove Ani?
Vane? Dai, vieni, vieni, è tardi. Poi sono già in panico io, perché quando vedo tutta sta roba... Dov'è Ani? Non lo so. Dai, madonna. Ma sei fuori? Ma non respiri? Ma sei matta? Ma cosa fai? Sei sempre la solita monella tu, Esci che mi stropicci tutto. Sotto il tuo sedere ci sono i vestiti? Dai, no, vabbè, iniziamo bene con Anastasia. Ani, ascoltami. Ani, perché hai chiuso la porta? No, ragazzi, Anastasia mi sta già facendo impazzire. Vi giuro che io la dimentico a casa. Dai, bimbe. Dai, c'è un casino, mi ha fatto cadere i vestiti. Dove siete? Il cestino della spazzatura. Dai, che ridere, mamma mia. Sto morendo dalle risate. Guardate, ragazzi, che io, senza farlo apposta, vi dimentico a casa, domani. Anastasia, ci sono i vestiti. La mandiamo al Grest, 2 settimane? Io. Tu, sì, no, tu vieni con me. Ani, adesso me li rimetti in ordine tu. Allora, ascoltatemi, io ho preparato alcune cose. Vuoi portarti, Anastasia? Secondo me non è normale. Io devo farla vedere da uno psicologo. Credo abbia seri problemi. Ani, guardami. Uno, poi ritiri tutti i Playmobil. Due, Anastasia, ascoltami. Tu ti vuoi portare un completo di pop? No. Perché una sera che usciamo tu non ti puoi mettere il top con i pantaloni? Stai bene. Mizzica, guarda, come ritiri tu saremmo capaci a ritirare tutti, Ma tutti, tutti. Vabbè, ascoltami, vieni, vieni tu, Vane, vieni con me, dai, lasciamola stare, vieni, 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 muoviti che la finiamo dentro, muoviti! Hai detto la roba? Muoviti. Allora, mi fate, t'ammazzo, mi fate spiegare una cosa? Però, veramente, me la fate spiegare? Vi ho preparato già alcuni completi. Mi fai cadere. Ani, mi devi ascoltare. Faccio sempre la maestra. Mazza, la fai cadere? No, sì. No, ascoltatemi, perché altrimenti io metto giù il video e la valigia la faccio io. Allora, numero uno, scegliete lo zainetto, il più grande che avete. Sì, okay. Numero due, vi ho già preparato alcuni tipologie di completi che potreste mettere, abiti, insomma. Numero 3, non portiamo tutto assolutamente, ok? Perché tanto c'è la lavatrice. Si è fatta male, vai, brava amore. Numero 4, ti avevo chiesto un sacchetto. Guarda che se ti chiudi ancora una volta nella valigia io ti lascio lì davvero, pazza. Perfetto, sì, ci siamo, bravissime. Sì. Allora, Vanessa, scegli. Facciamo un esempio, 6 pantaloncini, qualcosa anche per andare al mare. Dimmi. Guardate quante tasche ho, allora ti conto. Una, due, tre, quattro, cinque, due, sei, sette, otto. Va bene. Otto, ragazzi, ci sono i vestiti però, 10, Va bene, 10, perfetto, 10, puoi metterci tutto. Vane, scegli, dai. Allora, ascoltami, guarda, queste sono pulite, appena presi dallo stendino. Facciamo una cosa prima. Decidiamo come partire e domani. 14 qua. Ok. Allora, io stavo pensando, visto che domani partiamo molto presto, oggi ha piovuto ed è fresco. Quando è che partiamo? Domani mattina, alle 7 del mattino. No, no, al mattino presto, alle 7 siamo già in macchina. Allora, alle 8 dobbiamo lasciare l'auto. Io vado in macchina. No, la colazione la facciamo in aeroporto, dopo che abbiamo fatto il check-in e tutto. Allora, stavo pensando che potreste vestirvi così, con questi due pantaloni. Domani mattina, calmati, Anastasia, non ho voglia di rifare i vestiti 100 volte, perché adesso, perché poi sai che perdo la pazienza. Sì, poi. E queste due magliette qua azzurre. Poi vi mettete sopra un giubbottino o una felpa. Ok? Vanessa, per favore, ascoltami. Vabbè, decido io. Ok, domani vi vestite così. No. Uguali, sì, sì. E mi piace che vi vestite uguali. Dai. Oh, sono tue. Sì, sono mie. Che stupida. Sì. Ok, quindi domani vi vestite così. Cosa fai? Un tappo. Un tappo.
Va bene, Anastasia, scegli quali vestitini vuoi mettere nello zaino. Per favore. Vai! Dai Anastasia, comincia a farti la valigia. Piegati bene. E anche tu, decidi cosa prendere. Scegliete un po' di pantaloncini e un po' di magliette, eh? Almeno 5-5. Poi dovete vedere anche, non so, per la sera se volete uscire, vestite un po' decenti, per te va bene così. Per andare al mare, un pantaloncino per andare al mare. Fammi vedere tu cosa. Io te l'ho già messo. Questi sono di Vanessa. Prima prendi tutti i pantaloncini. Ci sono altre cose anche di là. Quanti sono questi? 3. No, 4. Sei quattro. Stata promossa in matematica? Sì. No, bimbo. Ok, dai. Di là ce ne sono altri. Allora, guarda, questo qui. 5. 6. Quello è bello, sì, per uscire. Questo per andare. Ok, basta. Adesso scegliamo per andare magari. Secondo me sono anche troppi. Questa è una bellissima gonnellina, puoi prenderla. Questa gonnellina di jeans, bella. Basta, stop. Adesso per andare in spiaggia. Questa. Questa. Questa qua chissà se ti va ancora, te la ricordi? Sì. Mm. Sì, ma non sappiamo se ti va ancora. Questa. Questa. Per andare in mare. Ma va bene. Qualche anche canottiera. Secondo me questo qua ti va piccolo, Anastasia. Lo provo. Sì, devi provare un po' di cose. Non guardatemi. No, non ti guardiamo. Poi tu questi. Tu scegli e basta. Ok, stop. Vediamo. No, è corto. È molto corto. No, non ti puoi neanche muovere che si solleva. Pazienza. È stato bello finché lo abbiamo avuto. Dai. Tu hai già fatto tutto da sola? Allora vai a prendere le mutandine. Qua ce ne sono qualcuna sparsa. Una, forse due. E guarda cosa trovi di là. Ok. Poi, Anastasia. Allora, ascoltami, Anastasia. Non possiamo portarci 15.000 maglie, 8.000 pantaloni. Scegliamone 6-7 tra queste, va bene? Abbiamo scelto quindi questa nera e questa blu. Poi questa è una canottiera, ti piace? Però le canottiere basta, fa caldo ormai. La canottiera serve proprio quando fa caldo, che hai le braccine scoperte. Ok, sì, sì. Allora. Sì. Questa no? Questa no? Così morbida. Mi piace un sacco questa. Questa... Se vuoi aprirla per guardarla, è molto carina. Annusi, sei un cane. Cambio, questa sì e questa no. Ok, perché? Hai cambiato idea? Morbida. Questa è morbida. Questa è un'altra canottiera, io direi di portarla perché le canottiere se... Sì, sì. La seconda settimana dovrebbe fare molto caldo, questa no però, la prossima sì. Questa sì. Questo se ti va ancora lo prendiamo. E quante sono? Una, due, tre... 4, 5 e 6. Questa è un'altra canottiera, la voglio io. Questa è per dormire. Basta, non ce n'è più. Giuste, giuste. Oddio, ma questo. Questo è un abitino. Posso mettere una. Certo. Ah no, questa è la maglietta, quella maglietta che papà ti ha comprato insieme al pantalone. Aia, i piedi. Scusa. Tu mi hai detto che prendevo questo. Non lo so. Sei arrivata tu. Tu mi hai detto che prendevo. Questo è per andare in spiaggia, va bene. No. Ah, il costume. Adesso lo prendiamo un attimo. Ok. E poi ci sono i pantaloncini, adesso guardiamo. Ok? Tu sempre, chissà perché tu riesci a portarti il mondo. Guarda che c'è la lavatrice, non c'è bisogno di portarsi il mondo. Io lavo, Anzi, la lavatrice. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Sei tagliata? Ma come hai fatto? Cos'è le punture di zanzare? Io mi sono grattata. Ho capito, ma quante volte ti ho detto che non ti devi grattare le punture di zanzara? Quante? 1,5 miliardi. Vi state dissanguando con queste zanzare, siamo solo all'inizio. Allora, Ani, vai a prendere il costume, che manca quello. Dai, le mutandine e le calze. Amore... Allora, hai messo le calze e le mutande? Le hai messe? Ok, basta, stop. Puoi andare? Grazie. Oh, cos'è successo? Ma fammi vedere! Vanessa, cosa hai fatto? Non ho mai visto una cosa del genere. Mi spieghi cosa hai fatto? Perché ridi? Ma è vero sta roba? Ti sei morsicata la lingua, ma... Mamma, Vanessa! Ma sei caduta nella vasca da bagno! No, ma voi siete fuori! Ma come hai fatto a cadere nella vasca da bagno? Scusa, fammi capire. Eh?
Ero seduto nel tavolo come se ok, tutto a posto. Ah, cioè qui sulla punta sei tagliata. Dio mio, Vanessa. Ma come? Ma mi spieghi come hai fatto? Io in 48 anni non mi sono mai aperta la lingua. Come hai fatto? Solo voi riuscite a fare queste cose. Cadi ancora tu, mi raccomando. Secondo me domani non ce la facciamo a partire. Fammi vedere. Come hai fatto a tagliarti la lingua in punta? No, perché lei mi ha detto questo sangue e io ho detto sì, mi sono morsicata. No, vabbè. Comunque vi volevo dire una cosa, visto che siamo in bagno. Non avete portato né profumi, niente? Quella grossa. No ragazzi, io penso veramente di avere due figlie poco normali, cioè una che si taglia la lingua giocandoci con i denti, mai vista una cosa del genere, e l'altra che cade in vasca da bagno. Mi fa pure ridere, però veramente devo avere mille occhi con loro. Ma voi ragazzi, ditemi la verità, siete come Vanessa e Anastasia o un pochettino più tranquilli? Scrivetemelo nei commenti. Come stai? Fammi vedere la lingua. Aiutila? A posto? Uh-huh. Ma te la sei morsicata con i denti? Sì. Usciva un sacco di sangue, ma come hai fatto? Non lo so, ho sentito anche quando ho tolto la pellicina. Certo. Che male, ma ti fa male adesso? Ti brucia? Non male. Solo male. Se tocco... No, allora anche un'infezione proprio sulla... Infatti ieri mi hai fatto vedere, avevi la bollicina. Sì, è vicino, ci ho morsicato in mia. No. Yani, dobbiamo finire questa benedetta valigia e sono già stanca, che sera quasi. Ti va di andare a prendere quello che ti vuoi portare, profumi, elastici? Vengo con te? La fascia per i capelli, dai, vengo anch'io. Allora, so che per me, secondo me piace questo. Mm. Questo, Ani? Questo qua è nuovo? Sì. Questo? Ok, allora se li hai già presi tu gli elastici, mi fido. Grande. L'ho lanciato. Grazie per avermelo lanciato. Tu non devi prendere più niente, ci penso io, eh? Spazzole, eccetera, eccetera, ok? Sta divani. Va bene. Lei non vuole che lo apriamo. Ma non me lo faccio vedere. Cosa devi fare? Faccio vedere com'è. Non lo sapete ancora. Allora faccio vedere perché lei non vuole. E non aprirlo, lascia stare. Ma dai, lascia stare. Vane, abbiamo messo le ultime cose in valigia, i profumini, adesso finisco di fare la mia e ci vediamo domani mattina con il nostro viaggio verso San Teodoro. È arrivata mezzanotte, le campane